Cambiamo argomento e torniamo a parlare del nostro Napoli, perché oggi il mister Conte tornerà a parlare in conferenza dopo la vittoria sul campo dell'Empoli, mentre chiaramente la squadra si prepara anche ad affrontare sabato un nuovo match importante contro il Lecce, che è reduce tra l'altro da una sconfitta veramente cocente contro la Fiorentina. Che match ci aspetterà? Questa è una delle domande che chiederò ovviamente al nostro prossimo ospite in collegamento, che vedo già collegato con noi, e quindi saluto il giornalista Carlo Zazzera. Buongiorno. Buongiorno Diletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Carlo, noi non abbiamo neanche commentato insieme il match di Empoli-Napoli, quindi inizierei proprio da lì, anche in vista poi della gara di sabato. Che Napoli hai visto tu? È un momento della stagione molto particolare, perché gli impegni si sommano, ci sono state le nazionali, quindi ovviamente è difficile trovare una squadra al 100% e affrontare soprattutto contro le cosiddette piccole, che in questo periodo dell'anno cercano di accumulare punti per la salvezza, riuscire a fare delle prestazioni di alto profilo, quindi le difficoltà sicuramente si sono viste. Ciò non toglie che però il Napoli è riuscito a portare a casa il risultato, che è comunque il punto principale, soprattutto, come dicevo, in questo momento della stagione. Sì. E si sono visti anche dei giocatori che solitamente in questo periodo stanno giocando meno, uno su tutti Simeone, riuscire a dare un apporto che poi è fondamentale in una stagione così lunga. È vero che il Napoli non ha le coppe, se non la Coppa Italia, però avere un ricambio, soprattutto quando giocatori come in questo caso Lukaku, la prima punta, non è ancora entrato in forma come ci si aspetta, anche perché è arrivato tardi, quindi non ha fatto la preparazione con il resto del gruppo, credo sia fondamentale, sia molto importante. E quindi diciamo non commenterei tanto la qualità del gioco, che in questo momento può essere ancora lasciata in secondo piano, se ne può riparlare tra un mesetto o due, perché a quel punto ci sarà stata tutta una lunga fase di lavoro insieme per poter capire questo Napoli cos'è realmente. Però da un punto di vista dei risultati è senza dubbio un risultato positivo e fa ben sperare, d'altra parte il primo posto in classifica lo conferma. Quindi, seppure in modo diverso, questo Napoli ti emoziona? Ma è una squadra molto quadrata, è una squadra che secondo me gioca bene. Il giocare bene dal mio punto di vista non è lo spettacolo puro come alcuni ritengono. Il giocare bene significa subire poco, segnare quando serve, rischiare soprattutto il meno possibile e dare spazio poi ai giocatori di qualità per mostrare quelle qualità. E credo che questo il Napoli lo sta facendo, si è rivitalizzato Politano, Neres, che è appena arrivato, sta dando delle ottime impressioni, così come McTominay è diventato praticamente subito un giocatore quasi imprescindibile per il modo di giocare del Napoli. Anche se con il Como non si erano visti proprio dei risultati super positivi, quindi come può migliorare secondo te questa squadra? Ma io credo che quello che serva è giocare, giocare insieme, giocare tanto e dare anche spazio alle seconde linee per cercare di farle inserire, soprattutto i nuovi. Faccio un esempio, l'infortunio di Lobotka, che è sicuramente nell'economia del gioco del Napoli un infortunio importante, però può dare la possibilità a Gilmour, che è un giocatore di assolute qualità, di entrare nei meccanismi del Napoli, pur non giocando benissimo come ha fatto nella partita precedente, ma riuscire a integrarsi e quindi poi diventare un'alternativa credibile e utile nel momento in cui magari Lobotka, anche solo per questioni di minutaggio, ha bisogno di respirare un po', e avere un giocatore di pari livello che permetta quindi di alternare le forze. Anche adesso arriverà una settimana in cui ci sono comunque tre impegni in sette giorni, pur non essendoci le coppe, perché c'è più un'infrasettimanale, sì. Ma avere più giocatori da alternare diventa fondamentale. Ecco, gli azzurri adesso dovranno affrontare il Lecce, che è reduce da una cocente sconfitta, come abbiamo detto all'inizio. Che partita ci aspetta? E questa secondo me sarà una partita ancora più dura, perché il Lecce poi tutto sommato non è una squadra così scarsa come dicono i punti in classifica e soprattutto l'ultima gara contro la Fiorentina. È una formazione che ha dei giocatori con qualità indiscutibili. Ovviamente anche lì è stato ricostruito molto, sono andati via dei giocatori fondamentali, uno su tutti Pongracic,
in difesa, che era un po' il perno di quel reparto. Si è cambiato anche qualcosa nel modo di giocare, un centrocampo a tre che è diventato a 2/4 a seconda di chi gioca in fase offensiva. Quindi quella squadra è una squadra ostica. Il fatto che abbia perso con un risultato così netto, un 6-0 contro la Fiorentina, fa pensare che probabilmente contro il Napoli ci sarà molta più attenzione, si giocherà in casa davanti ai propri tifosi, quindi non sarà una passeggiata. È chiaro che il Napoli è naturalmente favorito e immagino che possa portare a casa un risultato positivo, però bisognerà farlo con tanta attenzione. Sicuramente Antonio Conte lo sa, non solo perché è leccese ed è un ex del Lecce, anche se di vecchia data, ma perché ha l'esperienza per capire che queste sono le partite trappola di una stagione. Ecco, abbiamo visto anche il primo tempo di Empoli. Secondo te Conte riproporrà il 4-3-3 della seconda frazione di gioco? Io credo di sì, io credo che la sua intenzione è quella di dare questa forma alla squadra, però va detto che per gli interpreti che lui mette in campo i numeri poi diventano secondari, perché proprio McTominay è un giocatore che sì, parte come interno di sinistra, ma in realtà può fare la mezza punta. L'abbiamo visto in qualche occasione quasi fare la prima punta in fase di non possesso per andare a pressare il portatore di palla della difesa avversaria, quindi diciamo come numeri, quello che dicevi tu, secondo me è la base, però poi l'interpretazione della gara dipenderà anche da come si schiereranno gli avversari. Appunto, come dicevo prima, il Lecce sta cambiando un po', a volte gioca con due ali, la mezza punta e l'attaccante, a volte con due punti, a volte ripropone in corso d'opera il 4-3-3 dell'anno scorso, quindi anche in base a come giocherà il Lecce, credo che Conte si adatterà, e adattarsi a una squadra avversaria, anche se piccola, tra virgolette, come Lecce, non è un sintomo di sudditanza o comunque di non credere nella propria squadra, ma anzi, secondo me, è un sintomo di intelligenza, di riuscire a adattare il proprio gioco per ottenere il massimo nella situazione in cui ci si trova. E a prescindere dai nostri prossimi avversari, voglio parlare anche di un tema ormai, Lukaku, questo giocatore che ha fatto sicuramente male ad Empoli nella sua peggiore prestazione, probabilmente finora, perché secondo te non riesce a dare il meglio? Ed è stato anche fermo, è rimasto qui ad allenarsi nella pausa delle nazionali? Io credo che il problema vero sia la preparazione pre-campionato. Lui è comunque rimasto al Chelsea fuori rosa ad allenarsi praticamente da solo in attesa che De Laurentiis concretizzasse l'offerta. Quindi poi è arrivato a Napoli, tra l'altro con una squadra preparata da Conte che ha un carico di lavoro durante l'estate molto forte. Ovviamente la differenza tra i compagni di squadra e il suo modo di giocare è tanta. In più c'è da dire che il Napoli, a differenza delle squadre nelle quali è abituato Lukaku, che sono quasi sempre state squadre di grandi campioni, il Napoli è comunque la squadra più da gruppo, pur avendo delle individualità notevoli. Quindi credo che il suo modo di giocare si debba anche un po' adattare, e chiaramente la forma fisica è fondamentale per riuscire in questo intento. Ed è chiaro che restare a Napoli durante le pause della nazionale può servire da una parte, però c'è da dire che, appunto, se serve per recuperare quei carichi di lavoro fatti in estate, in questo momento abbiamo sicuramente un Lukaku molto più appesantito, quindi è anche una conseguenza naturale. Servirà un po' di tempo per vederlo. Dirò, io non sono un grande fan di Lukaku, secondo me non è un fuoriclasse, però è sicuramente un giocatore di alto livello che in una squadra come il Napoli, allenata da Conte, quindi un allenatore che lo conosce molto molto Sì. bene, potrà fare comunque bene. D'altra parte, i numeri di inizio campionato non sono negativi, è una fase che probabilmente proprio per i carichi di lavoro lo ha Probabilmente passerà e portato. vedremo come andrà anche contro il Lecce sabato pomeriggio. Io ti ringrazio veramente per questo collegamento, per aver parlato insieme a me del nostro Napoli. Grazie ancora al giornalista.